Sì. Buonasera, vorrei presentare mia opera, che questo si chiama Speranza in Arma Bianca. È creato di bronzo, fusione cera persa, unica fusione cera persa, cesellato interamente e poi colorato a mano con l'ossidazione utilizzando l'acido. Il basamento è fatto alabastro di Volterra, quindi è una pietra naturale. Invece Drago tiene nella bocca una pallina di cristallo. E questa pallina di cristallo di rocca simboleggia la sapienza nella simbologia alchemico, ma anche io inconsciamente ho voluto prendere un po' come la parte spirituale da salvare in questo mondo. Questo perché oggi il mondo va verso molto al consumismo e materialismo e poi la gente spesso dimentica il lato spirituale o rispetto anche. Sta perdendo tante tradizioni, dunque per motivo di unione tra il mondo materiale e spirituale io ho voluto creare questa opera. Soggetto di Drago, in Oriente viene visto una cosa positiva, soprattutto Drago Salente simboleggia un successo oppure una cosa come portafortuna. Invece in mondo occidentale spesso Drago viene vista una cosa negativa, soprattutto anche con la leggenda di San Michele Arcangelo e Drago e San Giorgio e Drago. Se legge bene la Bibbia, nell'Antico Testamento esiste una simbologia di serpente sul bastone e questo serpente sul bastone di bronzo è stato creato da Mosè per salvare la gente che sono uscita da Egitto, ma loro avevano poca credenza, allora Dio ha punito con un serpente di fuoco e la gente ha sofferto per epidemia, di conseguenza Mosè ha dovuto chiedere la soluzione al Dio. In quel momento Dio ha chiesto a Mosè di poter fare un bastone, serpente, un bastone col serpente sopra, fatto a bronzo. E Mosè ha creato e poi toccando con questo bastone, che si chiama, mi sembra, Neftah, ha curato tanta gente che soffriva per epidemia o malattia e per tanti anni nella zona del Medio Oriente, questo bastone con serpente di Mosè è stato apprezzato e poi la gente portava regali, incenso, facevano culto fino alla distruzione di ogni icona. E poi anche nel Nuovo Testamento c'è una parte che parla su questo bastone con serpente nel deserto di Mosè, confrontando con Gesù con crocifisso. Dunque, apparentemente sembra una cosa molto orientale, però anche nella leggenda o nella tradizione del cristianesimo esisteva questo tipo di spiegazione. In Oriente Drago viene visto come una divinità che domina il cielo, quindi la clima, tempesta, tempo, tutta questa cosa dipende dalla decisione di grandissimo Drago. Però anche da lì esiste la leggenda di Drago Brutto, Drago Cattivo, come in India,
nella leggenda di Upanishad è scritto il combattimento tra Vritra, drago cattivo, e Indra. E maggior parte della canzone di Veda, canzone vedica, sono dedicati al questo combattimento circolare nel periodo che torna ogni tanto, perché una guerra cosmica e poi il discorso dell'energia, dunque energia negativa e energia positiva che combattono tra loro, e dunque spesso serpente o drago, oppure aquila e fenice, oppure angeli, ciò che hanno ali, rappresentano due polarità opposte, però loro combattono per arrivare a un equilibrio e poi unione. Grazie.